Buongiorno amici di Daily, c'è un tempo di merda. Mi sa che arriva anche oggi il diluvio universale. Comunque, oggi si inizia a piastrellare, stanno finendo i capori e poi vi faccio vedere. Incredibile, ma vero, si procede. Ed eccoci qua, il piastrellista è andato a fare pausa pranzo, ha preparato tutto quanto, ha ripulito. Madonna, sta arrivando il vento assurdo, ha ripulito le varie zone, ha messo le piastrelle. Più questa parte qui, adesso le verranno messi tutti i paraspigoli. Ragazzi, mi piace veramente tantissimo, non vedo l'ora di vederlo finito. Comunque, mentre stanno, non so cosa sta guardando Maya. Comunque, mentre stanno piastrellando, abbiamo il frigo in camera e devo dire che mi piace come idea, quindi lo terremo qui da oggi in poi. Direi che ha proprio cambiato faccia. Comunque, nonostante stia tornando la pioggia, io e Anto siamo andati un po' avanti. Qua abbiamo aperto tutte le varie siepi, quindi il contatore adesso non si vede più. E anche lì in fondo, ma non solo, anche quella parte lì alla fine abbiamo finito. Ne manca ancora qualcuno. Infatti, come potete vedere, lì manca un pezzetto. Però. Bene, non vedevo l'ora di provare questo. Vediamo, è super giapponese, sono patatine. Guarda. Ricordano un pochino, anche se più dolce, le Fonsis. Allora ragazzi, sono morto. Siamo andati avanti un po' con delle cose giù. Abbiamo fatto anche la riunione di condominio. Abbiamo delle buone notizie, vabbè, in realtà tutto tranquillo. Ci hanno dato la conferma per il videocitofono, quindi arriverà anche quello. Adesso dobbiamo capire un attimo quando, dove, come, perché. Comunque verrà montato quello biticino. Aiuto, Ivi, 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 hai finito, Ivi, per favore. Domani, teoricamente, possiamo iniziare a piastrellare fuori, nella parte davanti alla. Ma che suoni fai? Davanti alla cucina e viene Mauro a finire l'impianto elettrico della cucina. Poi abbiamo preso anche oggi pomeriggio, ma non ho registrato, tutta la roba per fare l'impianto elettrico fuori, per le luci, nuovo, per avere delle prese appunto per magari la friggitrice o quello che è. E anche per portare la corrente ai vari LED e tutto quanto, che domani finiamo di impostare un po' il tutto. Altra notizia decisamente buona è che finalmente abbiamo cambiato l'impresa di pulizie, perché pulivano male, anche se in realtà non è una zona in cui stiamo noi, ma più che altro Le iniziavano condominiali. alle 8 del mattino, 9 del mattino, a pulire le scale che ce l'abbiamo dietro il muro del letto e facciamo zdong, 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 e quindi era veramente una roba devastante e speriamo che con questi nuovi vada meglio, ma in ogni caso abbiamo anche chiesto che vengano tipo il pomeriggio o mattina tarda. Ragazzi, ormai in camera non si entra più perché c'è di tutto, c'è un televisore, un frigorifero, un piano induzione. E qua cerca un angolino dove mettersi. Mi fa morire che ha probabilmente appoggiato il naso contro il ventilatore. E ha il nasino con i segni. Piccolo Comirio. Poverino, oggi è rimasto rinchiuso in camera tutto il giorno perché non ho capito per quale motivo, ma Alvi aveva bloccato la porta di camera con questo frigo e quindi come non sapeva come fare, che sarebbe dovuto montare sul letto per andare fuori da questa cosa qua e non sia mai che il Lord salga sul letto, vero? Invece, questa bestiola di Satana. Vieni fuori. Dai, Ivi, che ti devo dare anche la pappa. Ivi, pappa, vieni. Mentre era a fare la doccia, probabilmente ha messo le zampine sul televisore. Ora, queste le ha fatte dopo Alvi per vedere se si fosse graffiato. C'era tipo l'orma di un pancino e una, due e tre zampe. Speriamo che sia tutto a posto. Comà, vuoi la pappa? Eh? Vuoi la pappa? Dai, vediamo se riesci a arrivare alla pappa. Come fai? Come fai? Come fai? Gatti, Per la pappa tutto, eh? Ivi, tu invece proprio povera oggi sul piattino di plastica, perché Maya non ha voglia di andare a prenderti la ciotola. ma non sapevo dove fosse. Era fuori. E dove? Fuori. Ragazzi,
Abbiamo anche il nuovo pavimento, non è messo tutto giù, ma guardate che figata. Ferma, ferma, ferma. Stavo cadendo, non ci puoi andare sopra. Si vede? Sembra più un campo minato con tutti questi cosini rossi, neri. Manca qua tutto intorno alla scala, manca tutta questa zona perimetrale e poi ha finito. Non so quanto ci metterà, ma credo poco. E credo che abbiamo scelto le piastrelle giuste, 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 forse. O forse non basteranno, non ho idea, perché avanzano 3-4 scatole. 4 scatole, dimmi, dimmi, perché ti stai sedendo? Comunque, amore, che carina! Diceva Alvi che ce n'è un'altra fuori e che comunque ne ho comprate altre 3 e comunque bastavano, però vabbè, meglio non rischiare. Grazie, grazie Ivi per il limone nell'orecchio, sei sempre molto gentile. Comunque, questa nanetta oggi è stata proprio brava, se devo essere sincera. È stata come Kumà in camera tutto il giorno, in attesa che le finissero i lavori, ha aspettato da brava Pitatina e anche se inizialmente provava sempre a fuggire, dopo si è rassegnata e ha semplicemente aspettato dormendo, quindi ora... Che carina, smettila! Oh, oh! Rotola? Ivi, rotola! Ma qua non c'è spazio, non c'è spazio! Carina che sei! Vi dà anche i bacini, ragazzi. Avete visto? È baciosa oggi. Danietta. No. Qua c'era un cumiro che voleva passare, che è tutto il giorno che si sdraia in questi tipo 20 centimetri quadrati. Abbiamo cameretta che inizia di nuovo a essere accessibile. No, volevo farvi vedere queste. Per farvi vedere come sono le cose grandi. Guardate. Forse riesco. Sperando che non mi cada addosso. Guardate com'è la bellezza di quella grande di piastrella. Wow! In questi giorni il demonietto si sta facendo tanto, 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 tanto i dentini. Però è brava, perché diciamo che si sta trattenendo a distruggere le cose, più o meno, vero? Guardate, c'è le gengivine che sono tutte semisanguinanti. Perché le stanno venendo tutti i denti da canina grande. E vi dico una cosa, è stupendo il fatto che non abbia più i due canini superiori, perché fa molto meno male, ma molto meno male. Ivi, facciamo così, non facciamoli più ricrescere quei canini, va bene? Comunque oggi è stata una giornata stranissima. Ah, non stavo... Non smetti di farmi il piercing all'orecchio, Ivi. Non stavo tanto bene, sempre per via delle emicranie, ragazzi. Vi ringrazio per le preoccupazioni, ma fidatevi, sono già andata da diversi specialisti, sto prendendo cose molto più forti di ibuprofene, antinfiammatori e robe del genere. Purtroppo è una cosa che non è così tanto facile da capire da dove derivi, e ci vuole tempo, ci vogliono soldi e pazienza anche. Comunque, dicevo, praticamente sono rimasta a letto tutto il giorno, accompagnata da... da Ivi e da Kumà, che non potevano uscire dalla camera dato che stavano piastrellando la casa. E Ivi era un po' agitata. Forse anche colpa mia, forse l'ho agitata io. Non lo so, ma ora tanto dovrà dormire. Perché era già tranquilla in realtà prima. La casa, avete visto, i lavori stanno andando avanti. Domani, credo... Ma cosa fa? Domani mattina abbiamo un incontro con i veterinari di Almonatur per vedere loro come stanno affrontando il passaggio alla pappa, se hanno delle preferenze, se hanno allergie, se hanno cose, insomma, faremo un meeting con i veterinari, quindi chissà cosa ci aspetta, ve lo faremo sapere. Ragazzi, Ivi mi ha appena riempita di sangue. Ha perso il suo canino inferiore mordendomi. Sì, è il tuo canino. Non lo mordere adesso. Quindi alla nostra canina è rimasto solo un canino.
tra un po' sarai totalmente, totalmente fuori uso. Sì, e noi vinceremo. Sì. Comunque, secondo voi, quanto le porterà la fatina dei dentini per un canino da latte? Vi do la buonanotte dalla canina sdentata. E dal cagnolone che ama gli angoli. Piccolo. Pov, siete dal mio lato del letto. Prendo qualcosa da mangiare. Che buona questa patatina.